sono tornate in campo le squadre per il secondo tempo di questa sfida tra Dal Pozzo Varedo 1-0, risultato dopo i primi 45 minuti più 4 di recupero in favore degli ospiti, che sono andati a segno con Maccherone al 33esimo, ma ci sono state anche tante altre opportunità da una parte e dall'altra, in particolare ricordiamo la traversa colpita da Gregorutti con la palla che si può dentro di gara proprio terminata non sulla linea vicino, ci ha lasciato qualche dubbio, comunque come detto tante occasioni, almeno due importanti anche per il Dal Pozzo, ottimo gioco per gli ospiti, Salvatore letteralmente non ha potuto fare nulla sulla rete messa a segno da Maccherone e si riparte, vedremo, avranno studiato qualcosa di diverso i due tecnici, in particolare il Giugia che come abbiamo già anticipato nel finale di primo tempo probabilmente non avrà visto benissimo la sua squadra nei primi 45 minuti. Si riprende intanto con padroni di casa fermati, ora però un pallone buono per Barone, arriva Canti, in qualche modo fa proseguire sull'esterno Antonini, palla spedita in fallo laterale. La rimessa, Barone, respingono i difensori, poi Algeri di forza riprende questo pallone, prova a cambiare gioco e la palla sfila, vediamo se c'è qualche tocco, non ci sono tocchi da parte della difesa. Allora, trascorso il primo minuto di gioco, si riparte con la rimessa in favore degli ospiti. Cambia sul pallone, non abbiamo visto cambi nel corso dell'intervallo, c'è stato come detto rispetto alle formazioni annunciate l'ingresso di Canti al posto di Capitan Borganti, che poi abbiamo visto in Borghese, verosimilmente c'è stato qualche problema nella fase di riscaldamento per Borganti. Tanto lancio di Salvatore, pallone che resta lì, anticipo su Castelnuovo, poi recupera Fagotti e si lancia in corsa, poi palla respinta dalla difesa direttamente dalla parte opposta dove arriva Algeri, in zona Mattia Tessari, Algeri alleggerisce Salvatore, poi Restelli, largo Antonini, vediamo Restelli, serve il numero 3, vale, lancio lungo Restelli, il maggiore che non riesce a controllare questo avversario, vale a fallo laterale, messa di Cabria, quindi si monta a metà campo con Canti che per un attimo superare gli avversari, palla alle parti di Restelli che controlla, è molto falloso sui danni, questo che deve necessariamente alzare in questa partita, visto che è una manovra difficile solo il primo tempo, ricorsità sopra dentro l'area di casa, lo studio niente benissimo direttamente tra le braccia di Salvatore, io immediato parte veloce Bagnato, ma c'è anche dell'Orto, lo ferma, la poi
laterale a Castelnuovo per la partita. Del pallone a Fagotti, sceglie Bagnato, la porta per Barone, poi la recupera Castelnuovo, un po' di difficoltà, Mattia Tessari lo supera e poi Castelnuovo è costretto a commettere fallo. Si prepara il primo cambio per il Dal Pozzo, esce Bagnato, entra al suo posto con il numero 18 Alberganti, che abbiamo visto può giostrare sia da attaccante centrale che da esterno. Prova così mister Imbugia a dare nuova vivacità al fronte offensivo. Se ne sono andati i primi 5 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, e c'è sempre 1-0 in favore del Varedo. Primo pallone controllato da Alberganti, anche lui subisce il pressing avversario, poi c'è il fallo ai danni di Agenti. Rilancio lungo Salvatore, di Spitaleri, Cabria non lo molla, arriva a dargli una mano Antonini, poi ora Spitaleri, Geri può avanzare, centralmente Maggiore, controllo, dribbling riuscito ma poi lo ferma Spagnolo che subisce anche fallo. Calcio di punizione a favore degli ospiti, ancora a terra Spagnolo che però non dovrebbe avere difficoltà a riprendere. Ancora qualche istante per il numero 7 che si rialza in questo momento, si riparte. Per la punizione sporcata da Maggiore, poi Parlarini fermato, recupera Barone, pallone largo per Alberganti, cross di prima intenzione, palla per Spitaleri che prova a rimetterla là dove c'è Maggiore, nessun problema per Gioso, attento fin qui con un paio di interventi davvero importanti nel primo tempo. Intanto Gagliardi preferisce ripartire dal proprio portiere. Moroso, 5 centralmente, la palla che sfila è buona per il tentativo di Gregorutti. Attenzione al numero 10, conclusione e palla che sfila a lato non di molto della porta difesa da Salvatore. Grande opportunità questa costruita dal numero 10 ospite, ha visto lo spazio per puntare diretto verso la porta e poi sfiorato. Gol del raddoppio. Parte la formazione di casa, Restelli palla al centro, Maggiore fermato da Gagliardi, poi si lotta al centrocampo con il fallo di Restelli. Intanto si prepara un altro cambio per Gialloverdi, vediamo se sarà effettuato prima del calcio di punizione, così dovrebbe essere. Esce Barone, numero 10, e anzi ancora non si effettua il cambio, sembrava tutto pronto, si prosegue con il gioco,
palla che arriva per il gol di volo di Gregorutti. Splendida conclusione con il mancino a incrociare, e anche qui poco da fare per Salvatore. Sono fatti cogliere decisamente impreparati i giocatori del Dal Pozzo. Sembrava che si dovesse perfezionare il cambio, ma così non è stato. Però splendida la giocata di Gregorutti, che realizza il gol del 2-0, e ora il Laredo va in fuga. Intanto il cambio è arrivato, è uscito Barone, dovrebbe essere entrato con il numero 19 Tricarico. Adesso vediamo se sarà così, perché in questo caso cambierà decisamente l'assetto offensivo del Dal Pozzo, che sarà molto più sfilacciato di prima. Gioco forza, d'altronde. Intanto si riprende il gioco. Geri va da Restelli. Palla proprio verso il nuovo entrato che non ci arriva. La Gagliardi in qualche modo deve liberare. Ancora Dal Pozzo. Il pallone respinto dalla difesa, poi resta a terra Restelli, un colpo al fianco. Salvatore, tanto si è rialzato Restelli, va da Fagotti, Fagotti lungo, cercare lo scatto degli attaccanti centrali, loro sono due. A Maggiore si va ad affiancare Tricarico, intanto però attenzione agli ospiti. Filippo Tessari, poi Maccherone largo, Spagnolo al cross, cerca ancora Gregorutti, che si stava preparando a colpire, stavolta la difesa libera. Dalla parte opposta sale il Dal Pozzo con il pallone che arriva a Maggiore, la sterzata, poi la palla per il compagno di Alberganti, che prova a conclusione, ma tolgono letteralmente il pallone dai piedi degli avversari. Con Castellone, cross passo, la palla che sfila, la controlla Maggiore, poi serve Canti, altro controllo, e qui ci voleva un pizzico di velocità in più per andare alla conclusione. Liberato bene la difesa. Di finte, si libera dell'avversario, può mettere in mezzo, dove c'è Spittaleri, il controllo, la palla che poi resta lì, ma c'è il tocco con una mano di Spittaleri, involontario ma netto. Calcio di punizione in favore del Varese, questa è un'ottima opportunità per Spittaleri, che ha provato il dribbling e non c'è cascato però difensore avversario. Ora recupera Castelnuovo, Maggiore si libera bene, la conclusione potente è il pallone che termina sul fondo, non c'è stato tocco grigioso. E da lì Maggiore, lo sappiamo, può fare molto male ai portieri avversari. Nulla di fatto però, sempre 2-0 il punteggio in favore degli ospiti. Pallone lungo sulla testa di Algeri, poi lo controlla Castelnuovo. Cerca il servizio lungo per Spittaleri, era buona l'idea. Ottimo però il tocco ad allungare quel pallone da parte di Capria, che concede calcio d'angolo. Prepara Spittaleri per il traversone. Area piena, l'uscita di Gioso che riesce ad allungare la traiettoria, poi Castelnuovo, ancora Castelnuovo, servito Antonini sul fondo, altro tocco e altro corner. Tanto non demordono come sempre i tifosi del Dal Pozzo, che cercano di sostenere la propria squadra nel momento complicato di questa partita. Alberganti, palla che spiove, resta lì, e questa volta con un pizzico di fortuna gioca.
possessa del pallone. Prima incertezza del portiere ospite in questa partita, bisogna accostargli calma. È andata bene, allora riparte il Varedo spagnolo. Serve inavvertitamente Tricarico. Pallone poi per Alberganti, cerca Maggiore, liberano gli ospiti, la palla per lo scatto di Mattia Tessari, troppo lunga. Allora Salvatore che serve Restelli, Antonini, saltato l'uomo, ma ancora Antonini e questa volta c'è il tocco sul piede d'appoggio, il fallo. Che essendo chiaramente sbilanciato in avanti deve tenere palla nella metà campo avversario. Intanto siamo al 15°, se ne va il primo terzo di gara, ancora mezz'ora più recupero tempo c'è, ma Dal Pozzo ovviamente deve trovare quantomeno un gol per riaprire questa partita. Palla spiovente fuori area, però libera Amoroso, poi Fagotti fermato, un palo laterale. La rimessa verso Tricarico. Tocco a seguire per Maggiore, ancora verso Tricarico, qua il controllo. Libera bene di due avversari, prova il cercare il fondo, la palla che è lì, è un po' di batti e ribatti. Arriva Spitaleri che poi è anticipato. Ancora Spitaleri però, mette in mezzo e non riesce a trovare tiro immediato Fagotti, può ripartire in contropiede il Varedo, c'è Restelli con poi la spinta di Mattia Tessari, abbastanza evidente, e questa volta la mischia poteva portare a qualcosa di interessante, ma ha liberato poi la difesa. E allora Antonini centralmente recupera palla Marlarini che va in azione personale, poi si ferma, c'è il fallo ma c'è anche il vantaggio, va Filippo Tessari, poi fermato, troppi giocatori da saltare, riesce a uscire, palla al piede Castellomo, al centro si inserisce Canti, largo Alberganti servito, può andare a puntare l'uomo. Alberganti verso il fondo, prova il cross e c'è un altro corner, ora Dal Pozzo va in pressione. Lo stesso Alberganti per la battuta del corner. Parte il pallone di Alberganti. Lo cerca di controllarlo Algeri, ma l'operazione non riesce. Tanto vediamo scaldarsi primo, anzi alcuni dei giocatori del Varedo, per ora non ha effettuato cambio, d'altro canto fin qui ottima la prestazione di tutta la squadra. Intanto attenzione però al pallone per Canti, deve tenerlo in campo, però poi favorisce il rinvio degli avversari. Il recupero di Castelnuovo con la palla che resta lì e c'è un fallo subito da Tricarico e la punizione questa volta è da posizione decisamente interessante per i tiratori dal Pozzo. Vediamo chi si avvicina al pallone. Una bella mattonella invitante per molti. C'è Castelnuovo, con lui anche Alberganti. Tutto pronto per la battuta, la barriera si è disposta decisamente folta, vediamo cosa deciderà di fare Castelnuovo.
Palla raso a terra, però proprio là dove c'è Gioso. Nulla di fatto. Arrivio lungo. Il portiere del Varedo, la respinta della difesa di casa, poi recuperano ancora gli ospiti con Mallarini. Sempre il numero 8, buono il dribbling, c'è la trattenuta, c'è anche il fallo. E arriva il primo cambio per gli ospiti. Esce con il numero 2 Capria. Vediamo, vedremo poi chi è entrato al suo posto, abbiamo visto la numerazione, il cambio. Terzino con terzino, poi vi diremo anche il nome del giocatore che è subentrato. Intanto c'è questa punizione in favore degli ospiti. Palla che va a spiovere in area, troppo lunga per tutti. Si riprenderà con la rimessa dal fondo di Salvatore. Intanto se n'è andato anche il ventesimo, sempre sul 2-0 Varedo. Subentrato che è Martin con il numero 18, va al controllo proprio il nuovo entrato, ha dato il palleggio di Maggiore, fa salire Algeri, poi Alberganti che si è liberato bene, cerca la palla in profondità per Fagotti che però si era fermato. C'è però un giocatore a terra, il contrasto aereo di prima è rimasto a terra, il giocatore ospite, vediamo, dovrebbe essere Mattia Tessari, che si rialza, sempre meglio interrompere immediatamente il gioco quando sono colpi alla testa. Tutto ok per Tessari che riprende la propria posizione campo. Intanto quando siamo al 22esimo appena scoperto si va al minuto abbondante di pausa. Okay, ce l'abbiamo appena ricordato, 2-0 in favore del Varedo grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da Mattarelli e il raddoppio splendido di Gregorutti, del vero entrambi spettacolari. Reti, quella di Matterone con un gran tiro da fuori area, Gregorutti ha incrociato la perfezione con il mancino di volo in entrambe le occasioni. Abbiamo già detto ben poco da fare, ci sono stati per Salvatore, il percorso che era stato pressando con maggiore insistenza, però non riesce a rendersi parte. Ha detto bene, può ripartire ad esserci lo scorrellamento del signor Merenda. Va a ripartire da Giosuè.
Ora Gagliardi. Alla lunga, un rimpallo che favorisce Restelli. Spitaleri fermato in palo laterale. Martonini per la rimessa. Stelnovo ancora Antonini. Spitaleri nuovamente palla in palo laterale. Numero 11 in casa. Buona per Filippo Tessari dalla parte opposta e c'è il palo. Salire in formazione ospite nella metà campo avversaria. Parte il tacco alto. Facile per Salvatore. Al rinvio lungo nella metà campo avversario. Maggiore. Poi l'intervento imperfetto della difesa e Tricarico anticipato proprio sul più bello quando preparava il tiro. Alberganti fermato. Partono gli ospiti, pallone direttamente in palo laterale, tutta la rimessa da Fagotti, Maggiore, cerca di distreggiarsi tra tre avversari, poi il fallo di Alberganti, punizione in favore di Pareto. La lunga per Mattia Tessari, ora il numero 9 sul fondo, ci sono compagni vicini, allora deve difendere palla, lo fa ottimamente, poi però viene fermato, ma c'è Spagnolo, lotta ancora, il pallone buono, Spagnolo sul fondo, poi arriva Castelnuovo e la palla termina in calcio d'angolo. C'è la munizione intanto per Salvatore che aveva avuto qualcosa da ridire in avvio di azione, chiedeva fuori gioco di Tessari, non ravvisato dal direttore di gara, quindi anche per lui sanzione disciplinare. Intanto inizia a correre veloce il tempo, ci avviciniamo alla mezz'ora, sempre doppio vantaggio per gli ospiti. Alla in mezzo che in qualche modo sfila, poi libera la difesa. Pallone che termina in palo laterale. Altro cambio per Varedo, esce numero 7 Spagnolo, al suo posto con il 14 Busin. Rimessa con Filippo Tessari, fermato, c'è poi il fallo della formazione ospite, qualche problemino tra giocatori in campo, arriva subito il signor Merenda a calmare gli animi, tanto si preparano altri cambi. Dal pozzo c'è il calcio di punizione battuto, poi la palla che stava per arrivare al Berganti, ottimo l'intervento di Amoroso, si era dell'otto, tanti ora con il fallo, spinta ai danni di Canti, i giocatori del pozzo che devono tenere la calma, sembra vedere qualche accenno di nervosismo,
14 che prende il posto di Antonini, esce quindi il numero 3. Daga che è venuto a piazzarsi sulla destra, intanto il pallone che spiove con la respinta della difesa. Castelnuovo tutto solo e lo fermano, troppi giocatori intorno a lui, non c'era assistenza dei compagni, parte il contropiede Mattia Tessari, però è appena entrato ed è freschissimo Daga e lo ferma, poi ingaggia il duello, serve a Geri, Maggiore, far viaggiare Alberganti e controlla il pallone, va verso il fondo, cerca di saltare l'avversario, poi esce tira avversario Gioso, c'è il contrasto e c'è anche il pallo fischiato dal Berganti, era andato a impossessarsi del pallone Gioso. Siamo entrati già qualche decina di secondi nel quarto d'ora finale, senza contare ovviamente il recupero. 2-0 il punteggio in favore del Varedo. E dal corso di cerca una giocata utile per dare un senso negli ultimi minuti di partita per provare la rimonta. Tutta la punizione, sale Maccherone, Tano che adesso segna il gol del 1-0 nel primo tempo, poi il rilancio e la palla dovrebbe essere buona per Filippo Tessari che ha cercato di servire il compagno. Era rivenuto bene Restelli, però sembrava possibile anche puntare la porta, evidentemente la stanchezza inizia a farsi sentire anche per il numero 11, che ha comunque guadagnato un calcio d'angolo. Pronto per la battuta come sempre Marlarini. Palla sul secondo palo e c'è il gol del 3-0 che mette a segno Amoroso sul secondo palo. Non abbiamo visto chi era il compagno che ha colpito di testa, palla sul palo e poi la porta spalancata, è arrivato Amoroso a ribadire in rete e ora direi che si fa quasi definitivamente chiusa questa partita. Lasciamo ancora un po' di spazio, si dice ai sogni, perché abbiamo visto anche in altre categorie, anche in Serie A, proprio ieri la partita tra Lecce e Parma si è passati in un batter d'occhio dal possibile 3-0 di padrone di casa al 2-2 finale. Certo è che fin qui il Varedo ha legittimato questa vittoria, abbiamo già detto, oltre al gol anche la clamorosa traversa di Gregorutti nel primo tempo e altre occasioni importanti ne ha avute anche dal Pozzo, ma non ha mai dato la sensazione di poter tenere aperta questa sfida. Intanto c'è un giallo per Mattia Tessari, intanto però come detto ci sono ancora 11 minuti prima del 90esimo e poi ci sarà anche il recupero. Geri lungo in area, respinge la difesa, poi Fagotti, no, non trova compagni, palla lunga, irraggiungibile per Matteo Tessari, c'è il cambio, a uscire dovrebbe essere proprio
e Sarri, sono visto bene, dovrebbe essere il numero 9. Così è, esce Matteo Sarri al suo posto con il 19 dopo. Forze fresche anche in attacco per il Varedo, che ha messo in ghiaccio il risultato. La terza rete, tanto al Berganti, viene il pallone in campo, poi lo fermano però. Ora al Berganti, che va a commettere fallo, poi un piccolo accenno di reazione dell'avversario, poi si sono chiariti. Parte la punizione. Respinta di Restelli, Canti controlla ma arriva Parlarini, sempre presente, numero 8, davvero bella partita la sua a dare sostanza al centrocampo, più in vista i compagni che ovviamente hanno messo a segno reti pregevoli, soprattutto le prime due, ma l'edizione speciale va fatta per Parlarini, che fa un po' da metronomo del centrocampo del Varedo. Intanto pallone che spiove in area, stavolta nessun problema per Salvatore. Maggiore, Berganti ancora per Maggiore. Ora vediamo anche in questo caso sempre pronti al raddoppio, addirittura a triplicare i giocatori ospiti. Hanno ancora tanta forza nelle gambe per impedire agli avversari di rendersi pericolosi. Intanto c'è l'angolo, si riversano tutti là davanti in area i giocatori del Dal Pozzo. Berganti, la palla che spiove, un po' di testa di tricarico, poi il pallone resta lì, libera la difesa. C'è la possibilità del contropiede con Fagotti che va a bloccare l'avversario, poi c'è il fallo con anche un attimo di tensione con Filippo Tessari, che è andato ad atterrare l'avversario. Intanto la munizione per il numero 11, e Restelli che si appresta a battere questa punizione, palla che spiove dalle parti di Maggiore, fermato. E termina anche a terra Maggiore, intanto c'è un fallo fischiato a favore del Varedo. Dalla consueta gabbia che si crea sul portatore di palla giallo-verde, ora Algeri, intercettato il pallone Castelnuovo, Erdaga, ora Castelnuovo, parte da Salvatore con pressing di Maccheroni, efficace perché recupera palla al Varedo, poi però riesce Fagotti a rilanciare l'azione dei suoi, ancora però la difesa, altro tentativo per servire Tricarico, la palla che non arriva, Spitaleri che controlla, prova ad andare in azione personale, saltato l'uomo, va verso il fondo, resta a terra e c'è il fischio del direttore di gara con 6 minuti al 45esimo sul 3-0 Varedo. Vediamo se Dal Pozzo riesce quantomeno a rendere meno amara questa sconfitta. Il
levando il gol della bandiera. Pronto Castelnuovo. Parte il pallone sul primo palo, intercettato dalla difesa. Arriva Fagotti con il fallo, un po' pericoloso dell'avversario, la Gobbo che tra con il piede un po' alto. Calcio di punizione, va a battere Restelli. Si lascia a Castelnuovo, va anche lui in area con i compagni. Parte Castelnuovo, arriva ancora la difesa a liberare, poi Maggiore, il palleggio, la conclusione e la palla che termina sul fondo, non è proprio giornata. Bella giocata di volo del capitano che però non ha inquadrato la porta. Al rilancio Gioso, intercetta Restelli. Poi il ricarico di volo a far correre Spitalieri. Buono il dribbling, palla in mezzo verso Maggiore, ma fa buona guardia Amoroso. Poi il pallone termina in fallo laterale, anche se avevamo visto alzarsi la bandierina. C'è intanto un'altra ammonizione per Spitalieri, dicevamo un po' di nervosismo ovviamente subentrato nel giocatore dal pozzo. Tanto c'è la rimessa, è un bel pozzo più. Dopo aver centrato due vittorie consecutive tra campionato e coppa, in cappa di questa sconfitta. E dovrà chiaramente vedere cosa non ha funzionato quest'oggi, tenendo conto però anche dell'ottima prova della formazione avversaria, che ci ha fatto vedere decisamente delle belle cose sia sul piano tattico che anche dal punto di vista tecnico. C'è materiale per la nostra consueta sintesi della post partita. Para Alberganti per il calcio di punizione. Tra i passi Alberganti, non si cercherà la potenza, ma con la precisione ce la traversa. Poi la conclusione, il gol messo a segno da Maggiore. E stavamo per dire che, come già avevamo detto prima, non era proprio giornata, invece quantomeno il gol della bandiera è arrivato quando siamo allo scadere del 43esimo. Con il pubblico di casa che, lo sapete, non demorde mai e che ha trovato modo di festeggiare questo gol. Proveranno a buttarsi in avanti giocatori di casa per impresa impossibile. Tanto alla lunga di Dell'Orto, arriva Tessari, va a gestire per far scorrere il cronometro. Palla ancora buona, sempre gli ospiti. Poi interviene Canti, un po' lungo per Castelnuovo. Anche per loro un po' di stanchezza, intanto Dell'Orto verso il fondo, il cross al centro, arriva Gregorutti, crolla bene, sempre Varedo, ora Gregorutti, il tiro a girare, ha provato, soluzione difficilissima con l'avversario incollato addosso, però
abbiamo visto dimostrato di essere in grado di trovare questo genere di giocate. Intanto ci avviciniamo al 90° e poi ci sarà il recupero. Messa ora di Daga, Giore che controlla, fa salire Restelli alla Algeri, deve provare a metterla subito là davanti, ma c'è l'intervento di Gregorutti, poi Marlarini con Restelli che arriva provvidenzialmente, Salvatore immediatamente dalla parte opposta, che sfila in qualche modo dalle parti di Tricarico, c'è anche il fallo che ha commesso proprio il numero 19. Tanto non abbiamo visto segnalazione di recupero, siamo già dentro il primo minuto di extra time, 3-1 il punteggio in favore del Varedo. Albergati, ancora dell'otto, con la molla Alberganti che poi va a trattenere l'avversario fallosamente. Per la punizione arriva, come di consueto, Marlarini. Osserva il piazzamento dei compagni in area, prova ad andare direttamente dalle parti di Salvatore, nessun problema per lui, va subito al rilancio, palla che non arriva a Maggiore, c'è l'anticipo della difesa. Castelnuovo, qui Daga cerca ancora Castelnuovo, non lo trova. Può ripartire Tessari, fermato, palla che termina in fallo laterale. Restelli ora si è spostato in pianta stabile là davanti anche Algeri, per avere una torre in più. Il pallone è troppo lungo per lui. Siamo nel terzo minuto di recupero, dovrebbe arrivare a breve il fischio finale. Parti di Gregorutti, lo ferma Fagotti, poi cerca il tacco, in qualche modo prova la rimessa laterale. Castelnuovo, fermato da Gregorutti, altra rimessa, ora al 93°, vediamo se seguirà ancora per un minuto, dovrebbe essere così. Algeri ad allungare il pallone, Moroso sempre attento al numero 3 in difesa e subisce fallo. Sta fermo a quota 4 dopo 3 giornate e si prepara quindi poi ad andare a disputare la trasferta di Cogliate, che in realtà sarà giocata a Saronno, indisponibile il campo della Cogliatese, che si giocherà sul campo della Robur, e noi ci saremo per le riprese anche di questo match con il Varedo, che come detto invece ospiterà la Polisportiva Veranese. Intanto Tessari che avanza con tutta calma, poi il pallone per la conclusione di Gobbo che trova una deviazione in corner. Siamo già dentro il quinto minuto di recupero, si
sbatterà il calcio d'angolo e probabilmente poi si concluderà qui la sfida. Marlarini sul pallone, adesso preferiscono a quanto sembra gestire la palla corta, si resta lì, sarà un po' di battaglia su questo pallone. Intanto siamo arrivati al 95esimo e direi che ora siamo proprio all'epilogo. Batte ancora questa rimessa, pallone vivo, c'è la rimessa questa volta in favore del Dal Pozzo, si va avanti, ci sembrava ci fosse tutti questi minuti da recuperare, però si andrà anche a esaurire il sesto minuto di recupero con Fagotti che prova a servire i compagni, c'è Dell'Orto che interviene, Algeri anticipato in fallo laterale, ora Algeri va a battere la rimessa, maggiore, tocco per Alberganti, poi la rimessa questa volta in favore degli ospiti. E si prosegue ulteriormente, però ci sono stati un po' di cambi, però sembrava più contenuto il tempo di recupero. Alberganti che subisce fallo e sarà ancora tempo per battere questo calcio di punizione. Pallone spiovente di Castelnuovo e poi colpo di testa direttamente tra le braccia di Gioso e va a rinvio e proprio in questo istante, dopo 7 minuti di recupero, arriva il fischio di chiusura del signor Merenda, che si conclude sul 3-1 in favore del Varedo.